John Adams ingaggia Thomas Jefferson per redigere la dichiarazione di indipendenza al secondo congresso continentale. Jefferson scrive, Adams rettifica. Dopo la rivoluzione americana, la loro amicizia fiorisce nelle corti europee, dove operano come diplomatici per la nuova Repubblica americana. La loro amicizia si rompe durante le elezioni presidenziali del 1796, quando Jefferson si candida come rivale di Adams. Jefferson sostiene i diritti degli stati, mentre Adams spinge per un governo federale più forte. Adams vince la presidenza, ma Jefferson, ora suo vicepresidente, abbandona il suo amico e si rifiuta di sostenere il suo governo. 4 anni più tardi, Jefferson ottiene la presidenza, negando ad Adams un secondo mandato. Per 12 anni, queste icone americane si evitano a vicenda, fino a quando Adams scrive a Jefferson nel 1812. Da qui iniziano a scambiarsi lettere per i successivi 14 anni, fino al 4 luglio 1826, quando entrambi muoiono lo stesso giorno, in concomitanza con il 50° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. Dai un'occhiata agli altri video e iscriviti a Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.